manifestazione ci riporta un po' al passato. Beh sì, ci riporta proprio agli anni belli della civiltà contadina, quando in questo giorno di Sant'Antonio Abate si benedivano le bestie, quindi ogni persona che avesse una bestia, quindi vacche, asini, cavalli, li infiocchettava a dovere, a festa, e si provvedeva da fuori, dalla porta della chiesa di Sant'Antonio, a benedire le bestie che erano i compagni della vita dei nostri contadini. Adesso è ricominciata per merito degli usi civici, questa è dell'associazione Prologo di Pagani, che è questa bella tradizione. Beh, a posto delle vacche, degli asini, dei cavalli, dei muli, ci sono piuttosto cani, qualche pecora, qualche cosa, e forse anche qualche cavalluccio. Dai, va bene così. Una bella festa. Mantenere queste tradizioni, secondo me è una cosa buona pure per farlo vedere ai giovani. Senti, tu quanti animali hai? 14 asini, 20 cavalli, 10 mucche e 40 pecore. Quali sono le difficoltà oggi per un allevatore? Le difficoltà sono tante, è mantenerli questi animali con le stagioni che fanno, stagioni siccitose. Ecco, proprio in questa piazza qui di Sant'Antonio, sì. Prima c'era proprio, una volta c'era la fiera proprio degli animali. Sì, c'erano le due fiere importanti di Paganica, che tradizionali, che erano quelle del lunedì di Pasqua, quindi nella festività di San Giustino, e poi la fiera grande che anticipava, diciamo, la festa dei Santi. Erano due giorni, sia la vigilia che la festa dei Santi, e ovviamente c'era il mercato degli animali, c'era chi vendeva, chi comprava il maialetto da allevare per l'anno successivo, chi vendeva insomma qualche animale, chi vendeva anche altre cose. E poi c'erano tutte queste bancarelle con gli attrezzi di campagna, gli utensili e così via. E anche quella era una magnifica tradizione che insomma si conserva un po', mutando le situazioni, perché se non altro la storia va avanti e quindi cambiano anche le condizioni sociali di una comunità. Però è bello se non altro per ritrovarsi, per stare insieme e ricordare. Grazie, Goffredo. Buona giornata a tutti.